Eh sì, mi sa, siamo in tanti, è bello per questo, vabbè, sapevo già che quando veniva a Palermo c'era una concorrenza molto alta. Ma è successo in precedenza né a Siena né a Sassuolo? No, a Siena, a Sassuolo c'era Berardi, poi avevamo avuto parecchi infortunati, ma a Siena c'era Sesto, Reginaldo, sì, c'era anche a Siena Brienza, c'eravamo in tanti. E tu? Io sei partito quarto? No, uno dei primi, all'inizio giocavo sempre, poi ci siamo un po' già alternati. Che è successo con Conte? Io ho avuto un po' di problemi, io un po' fisici, però lui si è comportato benissimo. A lui strarete per gli esterni di Conte? Eh sì, proprio a me, proprio pure per livello personale, mi sono trovato benissimo. E lui Chiacchierini, Puberti, lui è sempre con gli esterni. Infatti a Siena mi ha voluto lui fortemente, sono stato uno dei primi, quindi ho accettato subito. Che cosa deve avere un esterno oggi? Per il calcio di oggi? Fare tutte le due fasi e essere molto preparato tatticamente, perché sennò corre a vuoto ed è dura. E poi una bella corsa, secondo me. William Anzello del Meglio. Visto che abbiamo parlato di Conte, si possono fare dei parallelismi, dei confronti con Mister Gattuso, visto che comunque Conte è un vincente. Cosa hai riscontrato in campo vedendo Gattuso? No, vabbè, paragoni è ancora questo, anche perché sono diversi. Però che sono tutti e due, si vede quando uno vince, sono vincenti, come approcciano gli allenamenti, è tutto uguale, per loro è partita sempre, cioè stanno sempre sul pezzo, non si distaccano mai anche in allenamento, vogliono sempre il massimo. Ma il tuo rapporto era uguale? No, proprio uguale, era un po'. No, era proprio uguale, perché Conte è un po' più. Più martello. Però pure con lui ci scherzavo molto, sì, scherzava molto anche con me, con te. Danilo? Sì. Ciao. Ma guardate, io Gattuso ti riproverò un po', se ti chiederò qualcosa per quanto riguarda la posizione. No, mi rimproverà perché a volte mi distraggo e lui mi vuole tenere sempre sul pezzo, e poi perché cambiare, l'anno scorso giocavamo a 3, stiamo giocando a 4, giocavamo a 3 avanti, quest'anno giochiamo a 4, un po' la tattica un po' cambia, sì, e niente, mi vuole passare sul pezzo e vabbè, quando uno ti richiama è sempre buono, il problema è quando non ti richiamano più. Altre domande? Sì, Benny e poi ancora William. Scusa. Abbiamo detto già prima di stare in musica. Gattuso ha parlato anche della possibilità di utilizzare un altro modulo, il 4-3-1-2. È un modulo in cui tu probabilmente dovresti adattarti o eventualmente mettere in considerazione di metterti da parte. Tu come ti vedi in questa nuova modulo? Ah, sempre esterno, sul terzo avanti. Sì, vabbè, cambia modulo, poi alla fine. Sempre 11 vanno in campo, quindi l'importante è dare sempre il massimo e poi giocarci alla fine all'ultimo. Di tutti i tuoi compagni, chi è quello che ti ha colpito di più, magari per i tecnici, per la regione? Dybala. Sì, mi ha stupito dal primo giorno, mi piace molto come tocca la palla, come gioca, come si muove. Sì. Ora lo sto apprezzando di più vedendo anche gli allenamenti, Barreto, poi Lores, ci sono parecchi che mi piacciono tanto. Il nuovo arrivato lì? È ancora questo. Sì. Questi pochi allenamenti avete fatto in due sessioni, come lo è? Cioè, quali sono secondo te le sue caratteristiche? Secondo me c'ha forza e c'ha buoni piedi. Speravamo. Cosa cambia per chi gioca molto avanti sulla tre quarti come te, avere la protezione magari di un giocatore con le caratteristiche di quello di Così torni un po' di meno.
No, cambia, cioè alla fine ti mettono la palla migliore, poi anche bacio gli altri, non è che sono da meno. Va bene così? Come a Palermo tu sei dietro Giulio. Speriamo tantissimamente. Se vuoi mandare un messaggio ai tifosi, perché ti hanno preso veramente in simpatia. Ah no, niente, che alla fine sono felice perché so che, come dico sempre, come sentirmi a casa, sono gente come noi, cioè come me, alla mano, e quindi spero di vivere presto in quella città che non sono mai stato. Al Sassuolo, a Palermo, perché? A Sassuolo, a Palermo, perché ho detto già che alla fine andavo solo a Palermo, non potevo mai andare a nessuna parte perché stavo veramente bene a Sassuolo. Loro mi volevano, però hanno fatto una trattativa, non è che c'è, e quindi alla fine poi Palermo, cioè non ci ho pensato neanche un attimo, ho visto la piazza. Un po' mi è dispiaciuto di non stare in A, come già ho detto, però il prossimo anno spero di caccarla con il Palermo, con la maglia rosanina. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.